Benvenuti in Valsugana Lagorai, un inverno denso di attività e di eventi qui nel nostro territorio per l'inverno 2023-2024. Partiamo dai mercatini di Levico Terme nel Parco Secolare degli Asburgo, i mercatini che saranno in onda fino al 6 di gennaio nella cornice bellissima del Parco delle Terme di Levico, con tantissime casette, attività per bambini e laboratori per grandi e piccini. Ancora i mercatini a Pergine Valsugana, nel centro storico di Pergine, dove le casette della ristorazione, dell'artigianato artistico e degli hobbisti sono in scena al Perzenland, al villaggio di Natale di Pergine Valsugana. Ma non solo mercatini qui da noi, anche la possibilità di fare tantissime altre attività, dalle passeggiate a media montagna, e quindi la possibilità di visitare le grandi opere dello scultore Maltarrar. Ne abbiamo ben tre in Valsugana, e quindi si parte dalla Lupa del Lagorai a Vetriolo Terme per poi arrivare sull'altopiano del Tesino con la bellissima passeggiata al Grifone del Tesino, per poi scendere in valle e risalire verso l'altopiano della Marcesina con l'Aquila di Vaia sull'altopiano della Marcesina. Quindi tre bellissime opere di questo famoso scultore che possono essere visitate attraverso delle piacevoli passeggiate non impegnative, adatte veramente a tutti. E per chi ama lo sci non può mancare ovviamente una visita alle funivie Lagorai sul passo Brocon, 15 km di piste adatti veramente a tutti, per grandi e piccini, per chi vuole iniziare a sciare, per chi già sa sciare, quindi un campo scuola proprio adibito alle lezioni per chi è principiante, e poi altre piste fra rosse, blu e nere che riempiono tutta la parte del Monte Agaro e quindi delle funivie Lagorai. Ovviamente attorno anche alle funivie tantissimi servizi, quindi noleggio sci e tutti i servizi legati alla ristorazione. E come si diceva, tantissime possibilità di passeggiate a media montagna, quindi passeggiate se c'è la neve con le ciaspole e racchette da neve, altrimenti delle piacevoli passeggiate proprio per scoprire alcune zone del Lagorai, della catena più estesa del Trentino, nella prima destinazione certificata per il turismo sostenibile qual è la Valsugana. Quindi vi aspettiamo in Valsugana anche per l'inverno 2023-24 con tantissime possibilità. Finalmente ci siamo, è partita la 22esima edizione dei mercatini di Natale di Levico Terme. La 22esima edizione, un via via, un crescere di espositori sempre in aumento, 7 in più dell'anno scorso, che sono venuti a proporre le proprie particolarità, i propri prodotti e la propria esperienza. 47 espositori, ognuno con una sua identità, ognuno a portare i loro prodotti, dall'artigianato locale alla gastronomia, agli articoli regalo, alle cose per i bambini, c'è un po' di tutto, solo da vedere. In questi 29 giorni di apertura dei mercatini di Natale non mancherà mai un giorno con un evento. Si passa dalla gastronomia, con le proposte del formai, della polenta, dei fasoi in bronzon, con una collaborazione nata con Slow Food e le Strade del Vino, che ci aiuteranno appunto a far conoscere e a far vedere e gustare i nostri prodotti del nostro territorio. Naturalmente non mancheranno gli intrattenimenti per i bambini. Abbiamo un bellissimo villaggio degli Elfi, sempre più grande, sempre più accogliente, dove ogni giorno i bimbi che vengono a trovarci possono fare i loro lavoretti ed aiutare appunto gli aiutanti di Babbo Natale. Non dimentichiamo il nostro folklore. Già oggi all'inaugurazione ci saranno i figuranti della corte asburgica con l'Assisi, nostra protagonista, che sfilerà per le vie del mercatino e gusterà anche lei i nostri prodotti e farà un po' di shopping probabilmente. Poi ci saranno i Krampus,
Il 7 di dicembre, come ogni anno, arriveranno appunto i Krampus, questi diavoli cattivi, pronti a portare via i bimbi che non hanno fatto i bravi. Naturalmente l'artigianato locale. L'artigianato locale per noi la massima espressione è appunto il simposio che si terrà dal 26 di dicembre in poi, dove dei nostri artisti faranno delle sculture a tema natalizio, logicamente, usando i vari tronchi che troviamo nei nostri boschi. Le statue degli scultori potrete vederle all'interno della nostra piazza nel presepe, che ormai è diventato veramente e riempie, è un presepe molto apprezzato appunto perché è fatto di queste strutture a grandezza naturale dai nostri artisti. Sempre con i mercatini ci sarà anche il 12 dicembre la Strozzegada di Santa Luzia, dove i nostri bimbi attraversano le strade del paese e anche il parco con delle strozzeghe, appunto, che sono dei barattoli tutti attaccati. L'intento principale è quello di far più rumore possibile per attirare l'interesse di Santa Lucia, che porta i doni e i confetti a tutti. Ci sarà Bruciar la Veccia con il processo La Veccia. Bruciando la Veccia noi eliminiamo tutto quello che di cattivo è successo in questo 2023 e sperando in un miglior 2024, poi con festa, musica e balli per tutta la notte. All'interno, nella parte alta dei mercatini, c'è anche la fattoria didattica. Questa fattoria, come ogni anno, viene apprezzata dai bimbi, dove non ci sono solo gli animali, ma c'è anche degli esperti e degli allevatori, dove spiegheranno ai bambini come vivono gli animali, come si nutrono e, logicamente, spiegheranno come si può interagire con i nostri animali. Naturalmente l'Epifania, tutte le feste porta via, il 6 gennaio concludiamo con la sfilata della Befana e anche qui ai bimbi più buoni darà dei dolcetti e dei premi. Quindi vi aspettiamo ai mercatini di Natale nei weekend di novembre fino a Natale, poi dal 26 di dicembre fino al 6 gennaio tutti i giorni e ricordatevi che c'è sempre un buon motivo per venire a Levico. Benvenuti a Pergine, mercatino di Pergine, Perzenland della Valle Incantata. Abbiamo iniziato lo scorso weekend, l'11 di novembre, con una grandissima affluenza di gente. Siamo aperti tutti i weekend e vi aspettiamo il sabato e la domenica fino al 6 gennaio, dove saremo aperti il venerdì e il sabato. E in più saremo aperti anche l'8 di dicembre, il ponte, nel venerdì. Tantissime novità a Pergine, la più importante direi è Slow Food con la Caneva degli Gnomi, dove potrete degustare tantissimi prodotti tipici del territorio di produttori locali che tutti i sabati dalle 11 alle 13 faranno un assaggio dove potete trovare percorsi gastronomici e tanti assaggi appunto di questi prodotti locali. E Gnomoland si riconferma anche quest'anno per i più piccini con tantissimi laboratori il sabato e la domenica pomeriggio, dove potete iscrivervi, saranno laboratori diversi tutti i weekend dove i piccini potranno sperimentare tantissime novità, scrivere la letterina Babbo Natale, preparare le ghirlande e tante altre cose. Una delle particolarità del nostro mercatino è sicuramente la piazzetta dei sapori, dove potete trovare le casette con i brulè e tantissimi concerti tutte le sere, sia il sabato che la domenica, ogni weekend diverso e tanta festa fino alle 9:30 la sera, che è una particolarità del nostro mercatino, penso sia l'unico in tutto il Trentino aperto fino a tardi. E nella piazzetta dei sapori a Capodanno ci sarà il concerto di Schweinaxen, che sarà sicuramente un bellissimo evento. Tanti gli espositori, sempre diversi, è un'altra particolarità del nostro mercatino, tutti i weekend gli espositori si scambieranno e potrete trovare tantissime cose diverse ogni weekend. Inoltre un evento che abbiamo riconfermato dallo scorso anno sono i presepi in vetrina, dove tutti i bambini potranno costruire con materiali nuovi o riciclati un presepe da consegnare nei negozi a Pergine
e saranno poi esposti durante il mese di Natale nelle vetrine degli stessi negozi con un QR code dove poter votare il miglior presepio che vincerà un premio alla fine del mercatino. E un'altra novità di quest'anno sono le visite guidate che si potranno fare nel pomeriggio verso le 14, dove bisognerà iscriversi e ci sarà la possibilità appunto di visitare un Pergine con tutti i suoi palazzi storici che tanti magari non conoscono. Un altro evento importantissimo che chiama sempre tanta gente sarà il 16 di dicembre, dove arriveranno i Krampus per tutti i grandi e i piccini. Quando tutte le casette sono chiuse durante la settimana potete venire a vedere la mostra fotografica con le foto dei fotoamatori di Pergine sulle casette. Grazie a tutti, vi aspettiamo a Pergine al mercatino.